Sì. Garufi? Andrò. Presente. Staccarsi. Presente. Cognitore Santa. Raita Linda. Allora, Andrea. Cassisi Roberta. Giordano Benedetto. Presente. Claire Settore. Presente. Cacciola Rossi. Presente. Benestri Ettore. Presente. Corrini. Presente. Grazie. Sì. Nevita. Giuseppe non c'è, mi pare. Sì. Sparacino Mauro. Presente. Stola Antonella. Presente. Sacca. Beh, visto il numero dei presenti che dà legalità alla seduta, la dichiaro ufficialmente aperta. E questa sera siamo... Giustifico l'assenza del consigliere Merida per impegni precedentemente assunti, non è potuto essere presente stasera. Va bene, grazie. Giustifichiamo anche l'assenza del consigliere Foglitore, che per motivi di salute purtroppo non è presente per noi. Prima di iniziare i lavori, volevo rivolgere a nome mio e di consiglio comunale delle sentite condoglianze nei confronti del sindaco, quanto voglio dire, la signora Stremia della zia e del nostro capogruppo, l'avvocato Flessi, che hanno avuto lutti in famiglia e quindi condoglianze da tutto anche il consiglio comunale. Noi sono stati qualche giorno fa, però questa qua è una occasione utile che ci vediamo, quindi a nome di tutti quanti vi ricordo questo sentito di condoglianze. Detto ciò, passiamo subito alla trattazione del primo punto. Stasera siamo in stata straordinaria e urgente perché c'è una scadenza imminente per un bando importante che ci potrebbe dare la possibilità di cominciare un nuovo percorso per quelli che sono gli edifici comunali. Abbiamo parlato tanto in campagna elettorale, non solo il nostro gruppo, la nostra amministrazione, ma anche tutti quanti gli altri gruppi, tutti quanti abbiamo parlato dell'efficientamento energetico, delle energie rinnovabili, e quindi noi abbiamo questa possibilità di partecipare a questo bando che è stato promulgato da parte della Regione a seguito di disponibilità finanziarie che vengono fornite da parte del CIPE, quindi ci siamo riuniti per fare l'aggiornamento del piano triennale. L'ufficio tecnico si è speso per redigere in fretta e furia il progetto. È un progetto che interesserà in questa prima fase le scuole elementari, subito dopo verranno interessati tutti quanti gli altri edifici, perché è volontà del sindaco e dell'intera amministrazione far sì che ci possa essere una serie di innovazioni tecnologiche all'interno di tutti gli edifici comunali, non altro anche all'interno del municipio stesso, perché riteniamo che il fotovoltaico, come la geotermia, ma anche tante altre iniziative che hanno a che fare con l'ambiente e con il risparmio dell'energia, possono essere importanti per il futuro della nostra comunità e soprattutto perché possono dare dei servizi a costo zero e quindi andare a praticare quel concetto di riduzione della spesa che sicuramente oggi è di fondamentale importanza. È stato redatto questo progetto di ristrutturazione e manutenzione straordinaria che riguarda le scuole elementari, quindi pensiamo che con questo intervento possiamo mettere a nuovo interamente le scuole elementari di Rocca Lumera Centro. Sicuramente anche gli altri edifici hanno problemi e situazioni particolari. Abbiamo scelto Rocca Lumera Centro perché in questo momento questo edificio secondo noi era quello che si prestava meglio per poter raggiungere un punteggio abbastanza elevato all'interno del bando, anche se devo dire con sincerità il bando era congegnato un po' in maniera particolare perché dava la priorità agli edifici dove c'erano doppi turni. Purtroppo a Rocca Lumera doppi turni non ce ne sono, però riteniamo che andarci a posizionare in graduatoria per successivi, voglio dire, scorrimenti sarà una cosa abbastanza interessante e sicuramente importante. Certo, ci auguriamo che possiamo avere finanziamenti in prima battuta, però ciò non toglie che l'impegno da parte dell'amministrazione c'è. All'interno della delibera che ci permetterà di partecipare al bando è stata prevista anche una compartecipazione che ci permette di avere anche un punteggio aggiuntivo per circa 50.000 euro, dove verrà contratto, quando ci dovesse essere il finanziamento, un mutuo da accendere prossimamente quando la veniamo ammessi nella graduatoria unile. Io altre cose... L'importo complessivo è circa 1 milione di euro, ovvero 997.000 euro, che comprende tutta una serie di interventi particolari, quindi fotovoltaico per azzerare e rendere autosufficiente l'immobile dal punto di vista energetico, il riscaldamento verrà fatto con il geotermico, verrà tutt'altro sostituita l'illuminazione, verranno messe illuminazioni del tipo a LED e verranno rifatti tutti quanti i bagni, tutti quanti gli infissi nuovi, verrà inserito un particolare tipo di tecnologia che rende anche tutti questi materiali biocompatibili.
compatibili, bioecologici, insomma una cosa abbastanza innovativa che secondo noi ci permetterà di essere posizionati in posizione utile per avere la possibilità di essere finanziati, almeno ce lo vogliamo. Io altro da aggiungere? No, no, questa sera quindi non facciamo altro che fare l'aggiornamento del piano triennale che è condizio sine qua non per permetterci di partecipare al bando, tutto qua. Ci sono interventi, se il sindaco vuole aggiungere qualcosa. Credo che è stato detto così, da parte del Presidente tutto quello che si poteva dire. L'augurio che venga inserito subito e quindi che venga dato il finanziamento, anche perché si tratta di una scuola molto grande, molto frequentata, anche se per fortuna ci sono i doppi turni, però questo ci lo rimendo, perché però voglio dire, abbiamo voluto inserire questa compartecipazione da parte del Comune per poter avere un punteggio aggiuntivo ed inserirci quindi nelle graduatorie come appena si faranno le graduatorie. Io questo, l'augurio è questo, che si possa procedere con anche perché si tratta di accorgimenti che possono essere all'avanguardia oggi sul risparmio energetico, diventa una struttura autosufficiente da tutti i punti di vista, quindi questa è una cosa molto importante che ovviamente se verrà finanziata come mi auguro porrà il comune all'avanguardia fra l'edilizia scolastica e fra nella ricerca di strutture e materiali che sono gli ultimi trovati della scienza. Ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali, se no passiamo subito a mettere la votazione, perché tanto alla fine non è che ci sia. Penso di no. Ah, prego. Sono più che l'intervento del Presidente delle lucidazioni, sì. Quindi si tratta, perché poi quando si parla di termini specifici, quindi è importante andare a capire. Quindi si tratta di un aggiornamento o di un inserimento ex novo? No, è un inserimento ex novo. Ex novo. E poi io avevo chiesto stamattina, sono andata all'ufficio vecchio, avevo parlato anche con il dirigente, perché nella proposta di delibera di solito ci sono tutti gli inserimenti legislativi. Per quanto riguarda, atteso che gli enti possono modificare le previsioni del programma triennale e del piano delle opere pubbliche, l'ordine di priorità, avevo chiesto se c'era un riferimento legislativo e il dirigente mi ha detto che comunque in quel momento non aveva trovato il riferimento legislativo e si era impegnato comunque a dirlo in seguito oppure nel consiglio comunale. Quindi questa è una domanda. Dovevo andare via, lo giustifico, perché te la scuola che stava poco bene, ho già avuto una giornata un po'. Chiederemo al segretario se c'è un riferimento legislativo per cui si può modificare oppure spostare quindi la priorità che hanno già approvato, perché l'abbiamo approvato con la delibera 69 a dicembre 12 dicembre 2013, certo. E poi un'altra richiesta, stamattina in effetti ho visto la delibera, ma adesso io non ricordo la data, quindi quando è stato dato un mandato all'ufficio tecnico di elaborare il progetto. Ecco, sono stata disattenta su questa cosa, quindi lo possiamo vedere adesso questa tempistica e queste scadenze non le ricordo con tanta sincerità, però ritengo che legato al progetto ci deve essere, sì, quando è stato dato mandato all'ufficio di elaborare il progetto, questa è la... Non so se il segretario vuole dare un atteggiamento sul piano triennale, quando l'ufficio sia subito adoperato, perché non è che c'è un'indicazione temporale di quando è stato dato. Al momento in cui è uscito il bando, l'ufficio tecnico, abbiamo sollecitato l'ufficio tecnico a produrre subito un progetto per poter fare entrare nella. Io quindi sarà stato gennaio, febbraio, consigliere, sicuramente. Due mesi fa questo. Diciamo così, la partecipazione attiva da parte dell'ufficio tecnico sulla predisposizione delle carte è sicuramente successiva alla pubblicazione dell'avviso. Sì, del bando. Ora la data esatta non la ricordo con tanta sincerità, perché qua nell'aggiornamento del piano triennale non ci sono scritti tutti quanti questi aspetti, perché quello che noi andiamo a fare è soltanto andare a inserire ex novo l'opera che non era stata mai prevista in passato all'interno di questo elenco del piano triennale delle opere pubbliche. Quindi non facciamo altro che inserirla ora, dargli ordine di priorità 1 in modo tale che è condizione sine qua non partecipare al bando. Dopo che noi finiamo il consiglio comunale, la giunta si riunirà
e approverà tutto quanto quello che è il pacchetto della proposta progettuale, e dopodiché domani mattina gli uffici andranno a redigere quelle che sono le delibere che verrà fatta stasera il Consiglio Comunale e quelle della Giunta, in modo tale che lunedì mattina ci sia qualcuno che vada a Palermo a consegnare il progetto, e quindi ci mettiamo, voglio dire, in posizione utile per essere valutati e casomai essere messi anche a finanziamento. Questo qua è tutto l'idea. Questo qua è il segreto del 23-12, no, era per sapere quando l'amministrazione ha io spero, voglio dire, che non lo so adesso questo aspetto specifico, ma non penso che sia una questione pregiudiziale per l'approvazione del progetto e quindi l'inserimento del piano di rientro, per capire anche se ci potessero essere questioni pregiudiziali sull'approvazione. Questo qua è un aspetto importante. Va bene. No, ecco, se il segretario mi vuole indicare il riferimento legislativo per cui noi possiamo andare a fare queste modifiche al piano triennale, e poi un'altra richiesta, poteva passare prima in giunta? No, ecco questo. No, è la conferenza del Consiglio, quindi sino a quando non si approva ovviamente la nuova programmazione 2014-15-16, il vecchio si può integrare con il codice dei contratti, insomma. Non è un'approvazione quella del piano triennale delle opere pubbliche rigida, laddove c'è esigenza il Consiglio si esprime nella maggioranza. E c'è un riferimento legislativo su questa cosa? No. Non c'è. No. La legge dice praticamente che va approvata la programmazione triennale annuale delle opere pubbliche. La competenza è del Consiglio, quindi il Consiglio in qualunque momento può determinarsi in merito, può decidere di modificare le priorità, può decidere di inserire un'opera, di escluderla, insomma è libero di volersi determinare come meglio crede, fino a quando ovviamente non verrà approvato il nuovo piano. E siccome l'altro 2014-15-16 non è ancora stato, non è stato predisposto, è chiaro che andiamo a modificare quello vigente che è il 2013-2015. Perfetto, io penso che l'assessore sia stato molto chiaro su quanto richiesto dal consigliere Rogini, se non ci sono altri interventi il capogruppo di maggioranza. No, prego. Signor Presidente, signori consiglieri, io volevo semplicemente manifestare da parte di questa maggioranza consigliare il particolare ringraziamento all'esecutivo per avere con attenzione massima e sollecitazione, diciamo di primo piano, preso in corsa l'opportunità di operare in questa direzione, ma di averlo anche fatto, sarà una coincidenza, ma non credo, per la direzione della scuola, che è quella che ci mette nelle condizioni di guardare e di lasciare insegnare forte, perché gli studenti di oggi di Rocca Lunera saranno cittadini di domani. Quindi che si faccia un'opera pubblica, che si prenda questo treno in corsa, perché noi con la regione siamo abituati a vedere bandi con scadenze addirittura in tempo reale, che si prenda questo treno in corsa, che lo si faccia per un'opera che riguarda la scuola, ma che lo si faccia soprattutto con attenzione anche ad un'opera rivolta a creare le condizioni per dare un segnale di modernità, che è quello di utilizzare materiali ecocompatibili e soprattutto consumo, risparmio energetico e risparmio idrico, credo che sia anche una di quelle cose che saranno certamente utili pure per i nostri, ripeto, studenti di oggi, cittadini di domani, per imparare a convivere anche con quello che è il rapporto con l'esterno, perché ormai vediamo, sentiamo tutti i giorni, lo apprendiamo dai giornali, dalle televisioni, che il rapporto con il pianeta che ci ospita, perché Rocca Lunera fa parte di questo pianeta, è un rapporto sempre più difficile, è un confronto che sta diventando sempre più serrato, perché forse per gli errori che si sono fatti, per gli abusi che l'uomo ha voluto in maniera globale fare sul pianeta, ci sono delle situazioni nelle quali dobbiamo cominciare a fare il mio conto e a farlo il più presto possibile per evitare che questa situazione diventi veramente insostenibile. Quindi che ci sia questo segnale, che quest'opera tocchi e parta dalle scuole, credo che sia forse una delle prime opere pubbliche dell'amministrazione del dottor Ginoffi, è una cosa che mi riempie di gioia e che riempie di gioia questa maggioranza, quindi la sosterremo con la massima energia. Ma soprattutto che si faccia anche dando un segnale che è rivolto
all'ecologia, rivolto al risparmio energetico, rivolto anche a dare l'insegnamento per questi ragazzi che dovranno poi affrontare quei problemi che purtroppo gli stiamo lasciando. Vedete, i nativi americani sarebbero gli indiani, ma non quelli dell'India, con i quali abbiamo un rapporto brutto perché con i nostri due parano non è che si stanno comportando bene. E gli indiani americani dicono e dicevano una cosa importante: noi non dobbiamo comportarci come se i nostri avi ci avessero lasciato in eredità la terra, ma dobbiamo rispettarla come se ce l'avessero dato in prestito i nostri figli. Quindi credo che questa opera pubblica guardi in maniera seria e chiara in questa direzione, e per il modo nel quale verrà realizzata, per il tipo di intervento, ma soprattutto per il fatto che tocchi direttamente questi giovani e che può essere per loro un'opportunità per capire come dovranno rispettare Rocca Lunea, il suo territorio e l'intero pianeta, se vogliono continuare ad essere ospitati su questo pianeta nella maniera giusta. Grazie, signor Presidente. Grazie, consigliere Cressa, a nome di tutta la maggioranza. Abbiamo completato, c'è un certo intervento. Sì. Presidente. Io ho voluto chiedere appunto i riferimenti legislativi al dirigente, all'amministrazione, anche al segretario, e anche la data era importante con la quale l'amministrazione aveva dato mandato all'ufficio tecnico per poter fare il progetto. Perché il bando è uscito con il decreto del 23 del 23 di oggi 2013 nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2014, e quindi ci sono 60 giorni di tempo. Quindi il bando è scaduto il 10 marzo. Quindi se non ci fosse stata questa proroga che ci permette, che ci ha dato ulteriori 20 giorni, noi stasera avremmo perso, consigliere Fleres, questa bellissima occasione di inserire quest'opera, di inserire quest'opera nell'area delle opere. Sapevamo già che ci saremmo informati per questo. E quindi questa è la vostra programmazione, cioè prevedete l'intenzionalità dello Stato, no? Quindi tutta questa programmazione non la vedo. Poi io speravo questa sera, piuttosto che fare l'aggiornamento di un vecchio piano delle opere pubbliche, di vedere questa sera portato in aula di consiglio il nuovo piano del 2014-2016, perché se il bando è uscito a gennaio c'era tutto il tempo per poterlo predisporre, e quindi questa sera approvare. Va bene, grazie. Posso dire una cosa? Sì, consigliere Cacciari. Facciamo il consigliere portarlo questa sera e approvare il nuovo piano delle opere pubbliche, anche perché probabilmente questa nostra segnalazione, abbiamo paura che magari questo nostro dubbio vada ad inficiare veramente questa approvazione di questo nuovo inserimento, che è molto importante e che noi vogliamo e che si rende necessario nella nostra comunità scolastica. Ecco, questo lo voglio dire per fugare ogni dubbio. Quindi lei fa preludio di sventure, no? No. Per capire, voglio dire. Se noi avessimo approvato il nuovo piano delle opere pubbliche non ci sarebbe stato nessun problema, voglio dire, quindi almeno da quel punto di vista, perché una opera nuova si può inserire benissimo in un nuovo piano, nel piano triennale. Quindi invece stiamo andando a mettere un'opera ex novo, poi avevo fatto questa domanda, in un vecchio piano, anche perché io leggo invece, non sempre invece corretto l'inserimento ex novo di altre opere, ancorché di modesto valore complessivo, senza riattivare la prescritta procedura e le relative misure di pubblicità, perché dopo l'approvazione in giunta deve essere pubblicato anche per un nuovo inserimento, per i nuovi inserimenti nel piano delle opere pubbliche per 30 giorni, lo sappiamo benissimo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 14,9 della legge 109 del 94.
E secondo cui l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante e sostanziale. E quindi ex novo. Infatti noi lo stiamo approvando il piano triennale ex novo, che verrà sicuramente messo in pubblicazione 30 giorni come per norma e come abbiamo sempre fatto in passato e come stiamo continuando a fare. Di conseguenza stiamo facendo, come ho detto prima, l'aggiornamento di quello precedente. No, dove andiamo? No, non stiamo facendo. Io ho chiesto prima, è un'opera ex novo o è un aggiornamento? Così, quello che c'è scritto, aggiornamento, programma triennale opere pubbliche mediante inserimento dell'opera, ristrutturazione e manutenzione. Cioè, questo qua è italiano, è scritto in maniera chiara. Lei è una professoressa, un'insegnante, a maggior ragione, meglio degli altri, dovrebbe capire qual è il vero. La vera comprensione della terminologia italiana, e sono sicuro che non le spiego. Ma ho fatto questa domanda apposta, io ho un aggiornamento o un inserimento. Consigliere, sa qual è la cosa che mi dispiace a me? A me sembra che su una cosa scontata, che dovrebbe essere di interesse pubblico, dove ci dovrebbe essere unanimità su tutto, lei viene qua per fare questioni di Anna Caprina, ma lo vogliamo approvare questo aggiornamento di piano triennale e mandare il progetto a Palermo? L'amministrazione si è fatto carico di redigere il progetto, dobbiamo dire grazie all'ufficio tecnico. Ma è appunto per questo, perché cioè, lei invece viene qua e fa l'uccello del malaugurio. Io potrei accettare queste puntualizzazioni da parte di un consigliere ex novo. Lei è 10 anni il consigliere comunale. Per 10 anni, anzi, facciamo per 8 anni siamo stati insieme e tante volte abbiamo fatto l'aggiornamento del piano triennale all'ultimo momento perché sapevamo che c'erano delle scadenze e si dovevano presentare i progetti. Ma oggi che lei venga a farci la morale, non l'accetto con tanto. Veramente la morale si sta facendo in questo consiglio comunale perché vedete che è un'amministrazione attenta, che sembra. È un'amministrazione attenta! È giusta! Dire, non mi sembra che sia. È un'amministrazione che non si fa sfuggire alcun bando. Da quando, ci siamo insediati ci sono stati 3 bandi e abbiamo partecipato a tutte e 3. 6.000 campanili con il progetto del lungomare e se tutto va bene, se Dio vorrà, fra un paio di mesi avremo la graduatoria definitiva e forse possiamo essere ammessi al finanziamento e quindi finalmente abbiamo un lungomare che sia decente. Grazie all'impegno per cui si è spesa questa amministrazione, insieme all'ufficio tecnico che hanno dato il progetto di 1 milione di euro. Abbiamo partecipato al bando per la scuola e abbiamo inserito il progetto che già era qua in giacenza, l'abbiamo fatto riaggiornare, l'abbiamo fatto rivedere, già c'erano gli incarichi sull'asilo. Stiamo partecipando a questo bando, mamma mia, ma cosa dobbiamo fare di altro? Siamo qua a disquisire sul fatto che doveva essere presentato in consiglio una settimana prima, una settimana dopo, ma penso che questa sia una cosa miserevole. Siccome stiamo discutendo del fatto che siccome è uscito questo bando per gli interventi sull'edilizia scolastica e che è importantissimo partecipare a questo bando, almeno la mia richiesta era quella di fare una programmazione adeguata e di fare e di effettuare, di attuare una procedura corretta. E ma è sbagliata questa, segretario, se è una procedura sbagliata, ma è corretta. Ma io penso che meglio del segretario nessuno può attestare la veridicità della procedura che noi stiamo attivando. La nostra è una procedura corretta. Ma io ho letto un riferimento, io vorrei che anche il segretario mi dica questa legge non è così, ma non è vero, l'inserimento ex novo. Ma gliela detto? Non lo so. Io ho detto che il piano triennale, come tutti i piani, non è un piano rigido. Non è che lo sta facendo la giunta, perfetto, quindi in deroga quella veramente che è la competenza del Consiglio, sta andando in Consiglio, quindi siete qua, lo approvate, è una modifica. È una modifica, quindi ma chi parla di inserimento ex novo? E che cosa cambia? Ma cambia, dice qua che non è possibile farlo. Assolutamente. Ma senta, ma allora vuole mandare questo progetto a Palermo oppure no? Per capire anche, per far capire ai cittadini che ci servono una casa. Il consigliere Codrini è contrario a presentare l'istanza di partecipazione. Allora, non mi mette in bocca parole come fa di solito. Io non metto nessuna parola in bocca. Io penso che i fatti dimostrano l'opposto di quello che vuole lei confermare. L'ho detto 2 volte. L'ho detto 2 volte, per superare il dubbio noi siamo favorevoli a questo intervento, anzi saremmo stati più contenti che fosse stata attuata la procedura giusta e che questa sera in questo consiglio noi approvavamo il nuovo piano delle opere pubbliche. Il prossimo consiglio che cambia? Non ho capito che cosa cambia. Il piano triennale va di pari passo col bilancio. Se non fai il bilancio 2014, non può fare la modifica del piano triennale. Queste sono cose elementari. No, mi scusi. Non vado a cercare le cose che sono contro legge. Quindi ancora noi abbiamo un piano triennale del 2013, stiamo apportando delle modifiche. Nel momento in cui faremo un nuovo piano triennale che sarà collegato con il bilancio 2014, inseriremo anche queste cose. Punto, basta. Non vedo quello che c'è da ricercare. Io non qual è la cosa che lei vuole cercare a tutti i costi? La cosa anomala.
qua è tutto regolamentare. Sarei augurata che fossero stati fatti atti secondo le procedure e poi non vado a dire delle cose. Ma come fa a dire? Sono delle falsità quello che dice lei, perché lei sta affermando che lei sta facendo la procedura da un giudice. Ma il 31 presidenziale 31 gennaio 2012 numero 3 c'è una legge, non lo so, è qualcosa, un riferimento legislativo, sì, no, pure nelle elezioni di cose. Allora ci dice che lo schema di programmi di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno e adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. Quindi il 15 ottobre del 2013 andava adottato il piano triennale, cosa cambia? Le cose per legge sono queste, nel momento in cui viene fatta la proroga per l'approvazione del bilancio va anche quella scadenzata in successivo il rapporto con il bilancio però e poi deve essere chiaro un aspetto: un'amministrazione seria che programma il piano triennale lo approva nel ragionamento che fa anche del bilancio, perché un piano triennale non è che deve essere un libro dei sogni lasciato là in maniera a sé stante. Noi ci stiamo ragionando e non l'escludo, anzi glielo posso già anticipare, che molte delle opere che erano state date con priorità dalla precedente amministrazione verranno completamente stravolte, perché nella programmazione di questa amministrazione ci sono idee differenti dove si vogliono dare delle priorità alle esigenze concrete che vengono richieste dal territorio. Quindi il piano triennale, stia tranquillo, quando verrà portato qua all'interno del Consiglio Comunale è un piano triennale che è perfettamente in linea con quelli che sono i ragionamenti che ci hanno portato alla stesura di quella proposta di bilancio. Questa è un'amministrazione seria che vuole realmente programmare, tutto il resto è soltanto pur parler che non serve a nessuno e lascia il tempo che trova. E quindi ribadisco, se è un'amministrazione che vuole programmare se il bando è uscito a gennaio, c'è da tutto il tempo per poter predisporre un piano delle opere pubbliche triennali ed approvarlo questa sera in consiglio. Va bene, grazie. Allora, consigliere, io non le permetto di fare questa affermazione in consiglio comunale, perché se lei si azzarda a ripetere quello che ha detto, per me, voglio dire, è un'offesa non solo al consiglio comunale, all'amministrazione, a tutti quanti i cittadini, perché non è possibile, ascolti, non è possibile che un consigliere comunale si permetta di dire in pieno consiglio comunale che qua dentro si fa quello che si vuole. Non è affatto vero. Noi la norma è quella che le ha detto, però guarda caso, successiva a quella norma ce ne sono tante altre che danno la facoltà. Ma me li dico, però non mi sono dato un riferimento legislativo questa sera in quest'aula. Non mi sono dato un riferimento legislativo questa sera. Allora, io voglio andare a quella non c'è, di quell'altro non c'è. Allora facciamo veramente. Cioè, io ho fatto espressamente delle richieste, non mi sono dato questa sera nessun riferimento legislativo. E quelle cose invece che dico io, che sono prese dalle gazzette ufficiali, da vedere queste cose, grazie, non valgono. Grazie, consigliere Corrini, per la sua attenzione, per la sua loquacia nel volerci esplicare tutte quante le situazioni che per legge noi non conosciamo. Il dato di fatto è, ho chiesto dei riferimenti legislativi questa sera, non mi sono... Non ce ne abbiamo i riferimenti legislativi, non ce ne abbiamo, perfetto. D'accordo. Ancora? Non lo so, vediamo il ruolo. Invece questo non è la meta verbale a fare segretario, questo non lo so. Il consigliere Cacciola ha soltanto fatto la considerazione giusta, ancora sempre la stessa. Siccome sul tempo a me sono state fatte delle contestazioni, mi sembra che sta parlando con tutto il tempo che vuole, vedi, lo voglio fare arrivare e può continuare. Infatti ho detto ancora con chi? No, se sono scaduto il tempo, io no, non è scaduto. Parli tanto. Quando parla non si capisce quello che dice. Il tempo sta nel buon senso di ognuno di noi, nel senso che nel momento in cui fa una domanda le viene risposta. È inutile ritornare sempre sullo stesso argomento, tanto per cercare non so quale rivendicazione, che non ha senso, che non può avere mai nessun risposto se non quello di metterla in cattiva luce dinanzi ai cittadini per
che dimostra l'opposto di quello ma che ma perché deve mettere le parole in bocca? Mi fa finire il mio tempo. Ma io non sto mettendo le parole in bocca. Ma non lo so, per cercare di fare quello che vuole dire, non si capisce. Consigliere, ascolti, guardi, facciamo così. Parli tutto il tempo che può. Quando finisce me lo dica. Io non ho intenzione più di seguirla, prego. Il mio intervento deve durare 10 minuti. Il Presidente mi può fermare benissimo, poi nell'altro tempo io me lo prendo in dichiarazione di voto. Faccia come crede, quanto tempo ha a disposizione me lo prendo. Non voglio sporare assolutamente. Ma me lo deve dire il consigliere Cacciola. Allora, lei ha tutto il tempo che vuole. Ma mi scusi. Il buonsenso poi le consiglierà quando si deve fermare. Ma un po' di camomilla prima di venire al consiglio, non se la può prendere. Un po' di camomilla. Consigliere Cacciola. Presidente, io intanto prendendo le scuse al consigliere. Le chiedo scusa, le chiedo scusa. Però le rispetto la camomilla. Io le chiedo scusa, ma lei la camomilla la prenda. Lei gli amici per favore, è evitiamo. Non intendo rispondere. Va bene, ha concluso consigliere Corrini? Ha concluso. Grazie. Poi se mi dà il tempo per la dichiarazione di voto mi prendo il Allora, ascolti, io sono abituato nel rispetto del regolamento con passaggi procedurali certi e scanditi, voglio dire, da situazioni che ci danno la prontezza di quello che andiamo a fare. Se sono finiti gli interventi di confronto all'interno dell'argomento oggetto di discussione, dopodiché c'è dichiarazione di voto. Io c'è una dichiarazione di voto. Consigliere, io le ho chiesto, ha concluso? Sì. Poi lei dice non ha concluso, mi faccia capire. Il mio intervento non ho concluso, anche perché sono stata interrotta parecchie volte. È stata interrotta parecchie volte perché logicamente chiede delle spiegazioni, gliele diamo, poi le fa finta di non capire e ritorna sempre sullo stesso argomento. Poi ci viene anche difficile comprendere qual è il filo logico del suo ragionamento, dove vuole arrivare. Non lo so. Siamo in dichiarazione di voto. Siamo in dichiarazione di voto. Chi deve fare dichiarazione di voto ha facoltà di intervenire, prego. Ci sono dichiarazioni di voto? Prego. Soprattutto per la dichiarazione di voto sintetica, perché già l'ho anticipata prima col mio intervento, che è la stessa, è un'opera importante, seria, moderna, che ha dei requisiti che sono innovativi e che onestamente non si può perdere. E quindi la maggioranza è orientata in questa direzione e voterà a favore con la legge di questo. Però, signor Presidente, vorrei anche fare un chiarimento alla capogruppo dell'opposizione. Un'amministrazione ha due tipi di obiettivi, che sono quelli della programmazione, della scelta di biennale, da una serie di cose pubbliche che vengono inserite, che sono quelle per le quali si è spesa perché la ritiene prioritaria ma necessaria anche nei rapporti col territorio. E poi un'amministrazione purtroppo deve anche inseguire dei problemi che nascono dai bandi e che possono essere delle opportunità sulle quali tutte le amministrazioni, non quella di Rocca Lumera, che è una mosca bianca, perché non è una mosca bianca, tutte le amministrazioni in Sicilia e non solo in Sicilia, quando ci sono i bandi e devono adeguare gli strumenti che hanno a disposizione, lo fanno perché questi bandi, se sono necessari o se possono coprire una serie di problemi, che sono problemi del territorio, della cittadinanza, degli studenti, del mondo dell'economia, del mondo del lavoro, di questa società, lo deve fare. Quindi deve guardare in queste due direzioni, che sono quelle di un'opera ben programmata, che è quella che nasce dal piano triennale, ma anche di altre opere che si devono prendere in corsa sul pretendino del treno alla stazione per non restare fermi lì, quando ci sono queste opportunità. E siccome i bandi e la regione hanno una marcia e un livello di movimento che non è compatibile con quello della pubblica amministrazione, perché è l'amministrazione che li deve inserire, quando ci sono queste cose l'amministrazione si deve sapere arrivare, deve marciare con celerità, deve fare in modo, come nel caso specifico che oggi stiamo trattando, di prendere la parte. Questo è quello che abbiamo fatto. Quindi noi votiamo favorevolmente. Grazie. Consigliere Torres, siamo in maggioranza, prego consigliere Corrini, se c'è dichiarazione di voto. Anche il gruppo di minoranza è sicuramente favorevole all'inserimento di questa opera che riguarda il plesso della scuola primaria di Rocca Lumera. E siamo contenti che comunque c'è tutta questa attenzione verso l'edilizia scolastica per rendere le scuole più sicure. A maggior ragione adesso che il governo diciamo così, pone tutta questa
attenzione su questi interventi. Ultimamente il ministro Gelmini ha detto che ci saranno 10.000 interventi che riguarderanno l'edilizia scolastica e saranno attuate delle procedure quindi rapide, e noi ci auguriamo tutto questo. Per quello noi vogliamo affermare in questa sede di dare suggerire di dare una priorità alta, visto che va ad essere inserita in questo piano delle opere pubbliche, anche se non è il nuovo, è quello precedente, ma andiamo a dare una priorità alta, come il governo ha messo nella propria agenda politica e ha dato una priorità alta a questi temi dell'edilizia scolastica. Vediamo di seguire le ordini di questo governo, che pone veramente in questo momento è sensibile al futuro dei nostri ragazzi. Quindi, e per quanto ci riguarda, siamo favorevoli e siamo favorevoli anche a inserire, a dare una priorità alta a quest'opera. E poi, visto che in questi ultimi periodi anche il capo del governo ha chiesto, ha invitato le amministrazioni comunali a segnalare se ci sono degli interventi da fare nelle scuole della propria comunità, quindi noi invitiamo l'amministrazione a fare questo tipo di segnalazione, anche perché voglio dire, la scuola media, la scuola secondaria è stata già destinataria di diversi finanziamenti, e adesso questo nuovo finanziamento, questo nuovo progetto che stiamo approvando questa sera, che stiamo inserendo nel piano delle opere pubbliche, riguarderà la scuola primaria di Rocca Lumera, resterebbe quindi i due plessi della scuola materna Scili e della scuola primaria da Lume, comunque per i quali edifici servono degli interventi. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questo inserimento di quest'opera, a dare una priorità alta, e speriamo che questa nostra segnalazione, lo dico chiaramente, non venga attenzionata dall'assessore. Grazie. Detto ciò, penso che sia messo subito a votazione la proposta di deliberazione, quindi chi è favorevole a questo aggiornamento del programma biennale per l'inserimento di quest'opera specifica può alzare la mano. Allora, all'unanimità. Scusate, dobbiamo fare l'immediata esecutività perché così domani la delibera è già pronta. Quindi chi è favorevole per l'immediata esecutività può alzare la mano. Alzando? Bene. Detto ciò, ritengo che il Consiglio Comunale stasera si possa ritenere, la seduta del Consiglio Comunale si possa ritenere conclusa. Grazie e buona serata a tutti.